Tutti conosciamo Roberta Bruzzone per la sua attività professionale di criminologa. Questa sera l'andiamo a scoprire in un'altra veste, quella di vocalist del gruppo Rock Riders Band. Come nasce questo legame con la musica? Ma il legame con la musica c'è sempre stato, insomma, io sono una appassionata di rock sin dall'adolescenza, quindi insomma diciamo che abbiamo deciso di trasformare anche questa passione in un progetto più concreto, sempre legato chiaramente all'attenzione ai temi sociali. Quindi il primo brano che abbiamo prodotto è dedicato proprio al contrasto alla violenza sulle donne ed è un testo dedicato proprio a una donna che ce la fa, che attraversa tutte le fasi di una storia di maltrattamento ma che alla fine ne esce in maniera positiva. E l'ultimo brano, questo che è uscito da poco, Non ci sto più, è dedicato invece a un altro tema che ci sta molto a cuore, che è quello del bullismo. Hey, mi dici sempre, non valgo niente, la tua arroganza, non hai pazienza, la tua platea ti sta guardando. Lasciami andare, il pianto in gola che non posso respirare. Lasciami andare, cosa ti ho fatto? Mentre ti guardo tu sorridi soddisfatto. Da lì abbiamo deciso di allargare un po' la questione e stasera va in onda per la prima volta uno spettacolo che ho scritto io, che si chiama Criminal Rock, e che è un viaggio nel lato oscuro del rock, quindi non è soltanto un concerto, ma ogni brano è la colonna sonora di una storia tragica purtroppo, che insomma raccontiamo le vicende legate a tanti personaggi, Jim Morrison, Kurt Cobain, Jimi Hendrix, John Lennon, insomma un po' un viaggio nella parte più oscura del rock, incrociando i miei due mondi, quindi la criminologia e appunto la musica.